Signore e signori, Patrizio Roversi, Pierluigi Rossi, grazie. Grazie mille. Mi sono laureato a Siena il 5 novembre del 1974. Durante la seduta di laurea il mio professore di clinica medica mi abbracciò e mi disse, ero il suo pupillo, Pierluigi, oggi ti senti dottore o ti senti medico? E io guardai lui e dice, ma professore, ma che cosa mi dici oggi? Erano quelle frasi che nel passato si dicevano. Siamo in una chiesa. Mi è venuto in mente anche quando io mi sono sposato con mia moglie Tiziana. Mia mamma, Tonina, mi accompagnò all'altare e mi disse, io ti ho portato fin qui. E certo, gli disse la mamma, mi hai portato fin qui. Sono quelle frasi che non si capiscono subito, ma si capiscono dopo. Mi consegnava un'altra donna, e così nella tradizione toscana era, ma l'ho capita dopo. Ritornando dal professor Di Perri, dopo qualche anno capì la risposta, medico, perché era la seduta di laurea. La seduta di laurea significava che io ero poi autorizzata a esporre un titolo di dottore, una laurea, su un muro, per far vedere il mio titolo accademico e creare la differenza dagli altri. Mentre essere medico significa essere una persona che è al servizio. Io ho apprezzato molto quel rinascimento culturale, perché in questo periodo qui, e vengo alla risposta anche di Patrizio, noi abbiamo un'inflazione delle parole. Abbiamo perso il valore della parola, il senso vero della parola. Siamo consumatori di parole. Però la parola del medico, non del dottore o del professore, del medico, è una parola pesante, è una parola che ti può dire e ti può dare salute oppure ti può dire anche una diagnosi molto brutta. Quindi io il medico lo posso fare visitando le persone, prescrivendo farmaci, prescrivendo diagnostica, ma posso usare e fare il medico anche con la parola. Sono anche un medico cattolico e la parola è carità. La parola diventa un farmaco naturale e quindi se stasera quando uscirete da quella porta avrete anche un pensiero in più, io ho fatto il medico. Bene, questa è, come dire, è una chiarissima introduzione. Vieni un attimo a noi, persone normali, quindi pazienti, diciamo così. Persone. Allora, che cosa è essenziale che una persona sappia e conosca di se stesso, del funzionamento del proprio corpo, per in qualche modo autoregolarsi? Quel minimo di conoscenza, non per diventare ipocondriaci, no. Che uno si prova la pressione ogni 5 minuti, va dal medico, eccetera. No, però l'autocontrollo, la conoscenza di come siamo fatti può fare la differenza. Nel senso che una statistica che devo dire che mi opprime molto perché mi schiaccia le mie responsabilità, dice che la nostra salute dipende per il 20% dalle medicine che prendiamo, il 30% dalla genetica, e lì io sono messo malissimo perché tra i nonni e le nonne eccetera mi hanno lasciato delle eredità terrificanti, e per il 50% dal nostro stile di vita, cioè da noi stessi. Ecco, questa è una responsabilità enorme. Per gestire questo 50%, cosa devo sapere? Deve dominare la conoscenza. Vedete, la conoscenza genera la libertà di guidare questa mano che sceglie ogni giorno il cibo e lo porta dal piatto alla bocca. Questa mano cambia ogni volta che noi mangiamo il nostro intestino, il nostro sangue. Ogni volta che mangiamo il sangue cambia il rapporto a ciò che abbiamo mangiato. Siamo diversi dopo ogni pasto rispetto a prima. E il sangue poi, ricco di quello che abbiamo mangiato, si trasferisce su tutto l'organismo, su tutti gli organi. Quindi la conoscenza genera la consapevolezza.
e la consapevolezza genera la salute. L'ignoranza, intesa come non conoscenza, genera la malattia. In una situazione come quella attuale, in cui noi abbiamo una grande attenzione verso l'immagine, ci stiamo dimenticando la conoscenza del proprio corpo. Ce ne stiamo dimenticando. Per esempio, il nostro cuore batte 60-70 battiti al minuto. Qualche volta, quando siete in riposo, prendete le quattro dita e andate a controllare il vostro polso. Se il polso vi dice 60 battiti al minuto, in una giornata il cuore batte 80.000 volte. Se il vostro polso vi dice 80 battiti al minuto, il vostro cuore batte tra 120 e 130.000 volte in una giornata, e così tutti i giorni, per tutta la vita. Qual è il cuore che salta per primo? Quello che batte 120-130.000 volte. Se vi dico che in un chilo di grasso sono contenuti 3 chilometri di capillari, e se una persona ha 10 kg di grasso avrà 30 chilometri di capillari in più, dove il cuore deve fare scorrere i nostri 5 litri di sangue. Per tutti quelli che siamo qui abbiamo 5 litri di sangue. Questo cuore spinge i 5 litri di sangue, cosa succederà? Aumenta la pressione e aumenta il battito cardiaco. Ma non vi preoccupate, perché invece di conoscere noi non dobbiamo pensare, dobbiamo solo consumare. E allora si va in farmacia a prendere la compressa per abbassare la pressione e per normalizzare il battito cardiaco. Le due icone che sono particolarmente presenti in questo momento, perché siamo tutti ormai trasformati in consumatori e per questo il rinascimento culturale significa ragionare, introdurre cultura, introdurre conoscenza, le due icone dominanti che sono sempre più insieme sono il supermercato e la farmacia. Che sono sempre insieme. Allora, tu mangi male, invece di correggere la propria alimentazione passi in farmacia. Tu hai un reflusso gastroesofageo, ora ne parliamo. Invece di dire, ma potrei correggere il modello di alimentazione, di comportamento in modo tale che questo reflusso gastroesofageo possa stare meglio? La conoscenza ti genera la salute. L'ignoranza, intesa come non conoscenza, ti genera la necessità che tu vada in farmacia a prendere un antiacido. Quindi noi dobbiamo alzare la testa, svegliarci e passare da consumatori a persone. Io faccio il medico, vi ho detto prima, scrivendo libri, scrivendo sui social, andando poco in televisione. Sono stato per tanti anni in televisione in Rai, però non ci vado con grande passione in televisione perché ci sono gli autori e gli autori credono che la gente sia tutta cretina e bisogna abbassare i valori e le comunicazioni perché altrimenti gli indici di ascolto non funzionano. Se io devo andare in televisione a parlare e non dire niente, che ci vado a fare? Ho 71 anni, che ci vado a fare? A perdere tempo. Non ci vado. E non ci vado. Bisogna pagare anche il canone però. E certe volte sento delle sciocchezze che non hanno alcun fondamento scientifico. E quello che mi dispiace è che c'è una cesura, una separazione tra la ricerca scientifica dove è arrivata e la conoscenza modale, cioè la conoscenza mediale che la gente ha in Italia. C'è una separazione enorme. Un'enorme separazione. E questo mi dispiace perché molte persone stanno male e potrebbero star meglio. Esempio, siamo arrivati ad avere una persona ogni 10 affetta da diabete, cioè 10 persone, una persona affetta da diabete. Non so quante siamo qui, ma avremo già anche qui diverse decine di persone che hanno diabete. Vogliamo andare avanti ancora oppure ci si ferma? Rinascimento culturale significa anche rinascimento di conoscenza. Di conoscenza, solo la conoscenza genera la libertà di avere uno stile di vita oppure uno stile di vita errato. Non delegare agli altri ciò che puoi fare te. Però questo trasforma, quando tu hai usato la parola paziente, io ti ho detto persona. Vi ho detto che noi siamo consumatori di parole, consumatori a vuoto di parole.
Un giorno uno pensa in un modo, il giorno dopo pensa in un'altra maniera. Quindi c'è la necessità di fermarsi a ragionare e soprattutto conoscere il nostro corpo, conoscere il nostro io biologico. E questa sera vediamo se riusciamo a introdurre qualche concetto nuovo. Allora, avete già capito che, insomma, si presenta bene una persona proprio precisa, pacata e ben pettinata, ma non ve le manda a dire perché ha tante cose da dire e le dirà con chiarezza. Allora, il pretesto, in senso buono, di stasera è di parlare di un libro che è il libro questo, La Buona Salute. Poi ne parliamo. Io però volevo cominciare stasera, diciamo filologicamente, dal libro che è venuto prima della Buona Salute, che è questo che trovate anche, L'intestino, il sesto senso del nostro corpo. Alimentazione consapevole e biochimica della gioia, poi di questo. Allora, io nella vita ho fatto poche cose, ho fatto il turista e adesso lo dico senza ironia, al di là della diarrea del turista, che sapete benissimo che è una delle maledizioni più pericolose, ma davvero andando in giro, mettendomi insomma un po' a repentaglio, facendo una vita, il punto debole, ma il centro proprio del mio stare bene, stare male, interpretare le cose, è sempre stato l'intestino. A livello etimologico io non so bene cosa voglia dire, ma secondo me intestino vuol dire testolina che mi sta dentro e ragiona in un modo parallelo al mio e in qualche modo mi dà il benessere o il malessere. Allora, tu hai raccontato, hai scritto, hai studiato tutto quello che c'era da capire sull'intestino, che, devo dire, ci riserva delle sorprese, perché uno non se l'immagina, quello che succede qua. Che schifo, sì, qua, con la pancia. Vabbè, insomma, ognuno la sua. No, l'intestino e il cervello saranno gli organi del futuro, perché sono intimamente collegati. Innanzitutto sgomberiamo da un'affermazione che l'intestino è il secondo cervello. Questa è una definizione di carattere giornalistico che all'interno del corpo umano non esiste un organo superiore e un organo inferiore, ma gli organi sono tutti utili per dare la salute. Noi soffriamo di alcuni concetti che sono nati con Cartesio nel 1600, in cui c'è la separazione tra il cervello e l'organismo. Cioè, la mente noi pensiamo che sia solamente nel cervello e il cervello sia solamente qua nella teca cranica. Il cervello, oggi si parla di cervello diffuso, cioè tutti i neuroni che sono distribuiti, concentrati nella calotta cranica, ma sono presenti su tutto quanto l'organismo. Io ho 71 anni e le cellule più vecchie, come anche voi, le vostre cellule più vecchie, sono i neuroni che sono nati quando si sono formati, quando eravamo nell'utero della nostra mamma. L'involucro del mio corpo, come del vostro corpo, è cambiato. Io non sono uguale degli anni 60, c'ero anche negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, ma il mio corpo non è più quello, mentre i neuroni ci sono. Allora, questo si chiama cervello diffuso, la mente non è solamente qua, la mente è su tutto quanto l'organismo. E il rapporto che c'è tra il cervello e l'intestino è straordinario. E partiamo subito con degli esempi. Quando noi sentiamo un dolce, una stimolazione sensoriale dolce nella lingua e nella cavità orale, secondo voi questa stimolazione sensoriale del dolce, che è generata da una molecola ovviamente chimica, sì, ed è un senso gustativo chimico, questo dolce, secondo voi, continua la stimolazione del dolce anche all'interno dell'intestino o no? Sì, continua. Non lo percepiamo più il gusto dolce, perché la molecola che è andata a finire giù nell'intestino stimola le cellule enterocromafini, le cellule enteroendocrine, cioè le cellule che sono localizzate sulla parete dell'intestino, vengono stimolate dalle stimolazioni sensoriali. Quindi l'intestino è un organo sensoriale, è il sesto senso e percepisce tutti gli odori, tutti i sapori. Però noi non siamo coscienti
dei sapori, degli odori che il nostro intestino percepisce, perché l'intestino è sotto il controllo del sistema nervoso autonomo. Il sistema nervoso autonomo è una struttura così importante ed è il nuovo orizzonte scientifico e anche di ricerca sulla quale sto già incamminandomi nelle ricerche quotidiane. Il sistema nervoso autonomo si differenzia dal sistema nervoso volontario. Esempio, vedete questa mano? Io la chiudo, io la apro, io la chiudo. Questo è il sistema nervoso volontario. Il cuore, possiamo comandare il battito del cuore? No, non lo possiamo comandare. Perché non lo possiamo comandare al cuore? Accelera, riduci, aumenta il ritmo? Non lo possiamo comandare, perché appartiene al sistema nervoso autonomo, svincolato dalla nostra volontà. La pressione la possiamo comandare, aumenta la pressione, diminuisce la pressione? Non la possiamo, perché il sistema nervoso autonomo comanda la pressione. L'intestino lo possiamo comandare? No. Noi non abbiamo la percezione di quello che sta succedendo dentro di noi. Non sappiamo niente, perché il sistema nervoso dell'intestino è un sistema nervoso autonomo, svincolato dalla nostra volontà. Però se noi ascoltiamo una bella musica, oppure siamo qui in santa pace, in tranquillità, in questo splendido scrigno di cultura e di fede che è questa chiesa, e noi ascoltiamo la musica è padrona del cuore? Sì, la musica è padrona del cuore, perché ti rallenta il battito, ti rilassa e ti crea momenti emotivi e positivi. Noi non siamo padroni del cuore, quindi vuol dire che dentro di noi, io mi chiamo Pierluigi, Patrizio, voi lo stesso, dentro di noi c'è un'altra persona che si chiama sistema nervoso autonomo, che regola e coordina tutte le funzioni vitali, a prescindere dalla nostra volontà. Come si può modulare questo sistema nervoso autonomo? Con la cultura, con le stimolazioni culturali. Il cervello ha bisogno di cultura, è cibo per il cervello, la cultura è cibo per il cervello. E queste stimolazioni culturali fanno bene, aumentano la neuroplasticità cerebrale, ma rendono anche positivi il nostro stato d'animo e tutti i nostri profili ormonali. Il cibo, quando entra dentro di noi, entra dentro l'intestino, passa attraverso la bocca. L'intestino è qua, nell'addome. Però dobbiamo considerarlo come se fosse un organo esterno. C'ha un'entrata e c'ha un'uscita. Il cibo, fino a che rimane dentro il tubo intestinale, è esterno a noi perché può essere espulso. Il cibo diventa noi quando dall'interno del tubo intestinale passa dal tubo intestinale nel sangue per essere portato su tutto quanto l'organismo. Quando il cibo entra all'interno del tubo intestinale, che è 5 volte la nostra altezza, dove passa lascia il suo segno. Lascia il suo segno. E l'intestino con le sue cellule percepisce odori e sapori, il tatto del cibo che entra dentro questo tubo. Le stimolazioni sensoriali positive o negative che noi non percepiamo passano e vengono veicolate dai neuroni che sono distribuiti su tutto il tubo intestinale, anziché concentrati nella teca cranica, sono distribuiti per tutta la lunghezza del tubo intestinale. Queste stimolazioni sensoriali stimolano questi neuroni, i neuroni vanno a costituire un nervo che è il più grande e lungo nervo del nostro corpo, che si chiama nervo vago. Il nervo vago recepisce tutte le stimolazioni sensoriali, noi non le percepiamo in maniera cosciente, ma ci sono. Quindi se mangiamo male, le cellule vengono alterate, le stimolazioni possono creare una stimolazione sul nervo vago che va a finire poi al cuore, molte aritmie partono dall'intestino, poi va nel polmone e poi va a finire su al cervello. L'intestino quindi manda segnali da qua, il cibo non fa solamente questo percorso, ma il cibo fa un altro percorso dall'intestino su nel cervello e c'è un continuo dialogo tra cervello e intestino. Quindi la tristezza,
la mancanza di allegria, l'apatia, una riduzione del tono dell'umore deriva da una lesione delle cellule che rivestono la parete dell'intestino, che non producono più un neurotrasmettitore che si chiama serotonina. Il 90% della serotonina viene prodotto dall'intestino. Se mangi male, mangi e crei tristezza. Può essere la causa del mondo che vediamo, l'insoddisfazione del vivere e di tutto quanto, ma gran parte della tristezza, della depressione, della mancanza di gioia di oggi nasce dall'intestino, perché l'intestino è rimasto quello dell'età della pietra, e l'hardware. È cambiato il cibo, è cambiato il cibo, è cambiato la cultura, l'organizzazione della giornata, del lavoro, del modo di mangiare. Buttiamo giù senza mai pensare. Non mangiare è pensare, invece oggi è solamente non pensare, devi consumare, basta. Quindi il cibo è l'hardware, è il software, pardon, l'intestino è l'hardware, il software è il cibo, che è cambiato. E che è cambiato? Perché i prodotti alimentari di origine animale risentono di ciò che ha mangiato l'animale. Tutti i prodotti vegetali risentono più per una coltivazione intensiva ed estensiva in agricoltura e di tutto quello che è stato dato ai vegetali. Questo cibo è cambiato, l'intestino è rimasto quello dell'età della pietra. Non è cambiato quello, l'hardware è rimasto uguale, è il software che è cambiato. E allora, se queste stimolazioni dall'intestino vanno al cervello, dal cervello ritornano all'intestino. E gran parte della tristezza e dell'apatia, della depressione, vengono curate con dei farmaci che si chiamano ricaptazione della serotonina. Invece di modificare il tuo modo di mangiare, invece di cambiare la conoscenza del tuo e conoscere il tuo intestino, cosa fai te? Esci dal supermercato e vai in farmacia. È cronaca quotidiana. Vogliamo alzare con dignità e ritornare a essere persone e non solamente consumatori di farmaci o consumatori di prodotti finalizzati alla vendita, ma non alla salute del corpo umano. È cronaca quotidiana. Quindi stasera, se uscendo da qui possiamo avere qualche idea in più, vuol dire che ho portato il mio contributo di medico, ma soprattutto vorrei portare un contributo di libertà. Cioè, una persona deve essere libera di scegliere il proprio alimento e di acquistare gli alimenti che vuole per la sua salute, ma anche sia fisica e psichica. Questo incontro del tutto inatteso, ve lo dico sinceramente, io non mi aspettavo di venire qui e di trovarmi in questa bella condizione, in questa bella cornice storica. Non mi aspettavo. Quante persone hanno visto queste colonne, questi tetti, quante persone, quanti matrimoni, quanti battesimi, quanti morti ci sono stati qua dentro. Ci siamo noi, passeremo anche noi, perché questi rimarranno. Quello mi fa un po' rabbia, però. L'etica della provvisorietà. Che ci sia un muro che dice ciao, sei destinato a passare, io ero qui prima e sarò qui dopo, vabbè, comunque ognuno... Allora, le parole del professor Rossi hanno questa capacità di spalmarsi addosso al nostro vissuto. Devo dire che io l'ho seguito due o tre volte, anzi più di due o tre volte, e pur essendo un pessimo paziente, qualcosa ho provato a mettere in pratica. Allora, mi vedete, quindi basta guardare, e quindi capite bene che io nella vita ho cercato di sfogare tutte le tensioni nel cibo. Però qualche giorno fa ci ho provato, insomma, diciamo che mi girava male, e invece di sfogarmi mangiando come facevo normalmente, ho provato a trattenermi e a stare, diciamo, quasi a digiuno. E devo dire che mi sono sentito pseudoeroico, sarà quello, ma mi sono anche sentito meglio, mi sono sentito leggero ma in senso lato, quindi funziona. Comunque, per chi pensasse... Vorrei spiegare perché ti sei sentito bene. Certo. Allora, al di là della moda del digiuno, perché voi sapete che le mode in Italia ce ne sono tante sull'alimentazione, ora c'è anche la moda del digiuno, però, guardate, ritorniamo alla conoscenza del nostro corpo, partiamo sempre dal nostro io biologico, altrimenti non, siamo manipolabili, partiamo sempre da un punto fermo, la conoscenza del corpo, che è immodificabile e che è uguale in tutte le parti del mondo.
quando nella parete dell'intestino è tappezzata la parete dell'intestino da un epitelio che riveste tutta la parete dell'intestino, 5 volte la nostra altezza, quindi 8, 7, 10 metri. È rivestito da un epitelio, in modo tale, e poi c'è del muco, in modo tale che il cibo che passa all'interno del tubo intestinale possa essere veicolato bene, nulla è fermo. Ora neanche nel nostro intestino il cibo sta andando avanti. Però quando questo cibo non è quello giusto che vuole l'intestino, viene danneggiato un gruppo di cellule. Un gruppo che producono la serotonina. La serotonina è il neurotrasmettitore della serenità, del senso del benessere, della gioia, della serenità, della forza, della vitalità anche. Se viene distrutto questo gruppo di cellule, non si ha più serotonina. La serotonina non va al cervello, la persona si sente depressa, giù, col tono dell'umore. Si recupera con un farmaco. Allora, tu potresti fare il digiuno, perché tutte le spiritualità in ogni parte del mondo hanno visto che facendo il digiuno stava bene. Cioè, durante il digiuno, di fatto, noi mettiamo a riposo l'intestino. Cioè, smettiamo di mangiare in quel modo, mangiamo più vegetale, e le pareti dell'intestino, siccome le cellule, pensate, tutto l'epitelio del lungo tubo intestinale cambia ogni 3-5 giorni. Lei fra 3-5 giorni avrà un intestino diverso. Così lei. Non è una minaccia, è una promessa. Succede così e deve sempre, costantemente succedere così in ogni uomo e donna di questo mondo. La natura ha voluto questo, ricambio costante e continuo delle cellule. Allora, se io metto a riposo l'intestino, cioè smetto di mangiare in quel modo, e faccio un digiuno consapevole, per esempio una bevanda calda a mattino a colazione, un tè verde o una tisana o un latte vegetale, ci mangi delle noci, ci mangi delle mandorle o della frutta, a metà della mattinata mangi un centrifugato, un estratto o un dolce, e a pranzo fai un piatto di verdura mista, cruda, di stagione, finemente tritata, così rimane meno tempo nello stomaco, perché lo stomaco, più il cibo rimane piccolo, più lo digerisce prima, e mangi un piatto di verdura cruda, mista, finemente tritata, e un piatto di verdura cotta. Nel pomeriggio mangi una bevanda calda, un tè o un orzo, quello che vuoi, e un po' di frutta. La sera rimangi un piatto di verdura cruda e un piatto di verdura cotta. Cioè noi facciamo una giornata completamente verde, è un giorno completamente verde, fatto solo di vegetali. Provate una volta, ci impegniamo, provate una volta e vi accorgerete che starete molto meglio, tanto fin tanto che la persona non lo prove e non cambia, non lo fa, cioè sostanzialmente conoscere per cambiare. Fate, questo si chiama digiuno consapevole, non significa smettere di mangiare, si mangia vegetale, totalmente vegetale, un giorno alla settimana, fatelo. I nostri santi o i nostri asceti facevano il digiuno anche troppo perché non mangiavano niente, però il venerdì, come si mangiava noi il venerdì di Quaresima? Erano non solo precetti di carattere cristiano, ma erano igiene vuol dire saper vivere, cioè le esperienze che ci avevano fatto, e dicevano una volta alla settimana sta fermo, non mangiare la carne. Ci si potrebbe fare, no? Non c'è mica il problema. E durante la giornata bevete acqua durante la giornata o bevanda. Anche l'acqua poi è un alimento. Allora, siccome la dominanza della pubblicità e del marketing dice che l'acqua ricca di calcio fa venire i calcoli, questa è una scemenza scientifica. Via. Nel senso che l'acqua è un alimento. Andate a controllare il residuo fisso secco dell'acqua, che deve essere sopra a 500 mg per litro. Allora, l'acqua diventa un alimento.
Vi rendete conto la scemenza e le stupidaggini che stiamo facendo? Molte persone hanno una carenza di calcio perché hanno sofferenze di osteoporosi, smettono e non prendono l'acqua ricca di calcio perché fa venire i calcoli, va a prendere le pasticche per prendere il calcio per migliorare le ossa. È un controsenso. È un controsenso. Bevi l'acqua dove c'è il calcio. I calcoli ti vengono se l'urina ce l'hai acida. Cioè se hai un pH acido è l'urina che, essendo acida, porta via il calcio dal rene e fa la concrezione. O perché bevi poca acqua, ma non perché bevi acqua ricca di calcio. Ma siccome il 58% delle acque in Italia sono onico-minerali, è passata l'affermazione che l'acqua minerale migliore è quella pochissimo ricca di calcio. È soprattutto un'operazione di marketing, non è un'operazione scientifica. Questo significa che la libertà nasce dalla conoscenza. Dalla conoscenza. Allora, se siamo manipolabili costantemente con il marketing va bene, per carità, è una scelta, ci mancherebbe altro, ma dobbiamo anche rendersi conto di questo. Allora, anche l'acqua diventa un alimento, anche l'acqua dei nostri acquedotti va bene. A proposito di conoscenza, vorrei sottoporre questo pubblico magnifico a un quiz per, come dire, verificare il tipo di conoscenza. C'è un concetto che si collega a quello che diceva poco fa il professor Rossi. La mitosi, mitosi. Che cos'è la mitosi? Ipotesi A, è una malattia della pelle, ho la mitosi ai piedi. Ipotesi B, è una psicopatologia che ci porta a mitizzare tutto, uno che ha il mito di Elvis, l'altro ha il mito di Maradona, eccetera, eccetera. Oppure è la proliferazione delle cellule. È la proliferazione delle cellule. Pensate che quel libro lì è scritto per creare conoscenza. Ogni pagina ha la sua idea di salute. È indipendente. Uno può aprire e andare a 120 e trova un'idea. Va a 150 e trova un'altra idea. Ritorna a 80 e trova un'altra idea. Ogni giorno noi perdiamo da 72 a 75 miliardi di cellule. Per non morire noi dobbiamo rinnovarci ogni giorno. Ogni giorno. Le cellule nuove si devono formare, partono dal midollo osseo, le cellule staminali, arrivano poi con il sangue su tutti gli organi e si differenziano poi nel fegato, nel rene, nel cuore e quant'altro. Quindi attraverso la mitosi. Una cellula può andare incontro a mitosi 30, 40, 50 volte, cioè una cellula diventa un'altra cellula, diventa ancora un'altra cellula per 30, 40, 50 volte. Questa è la mitosi, una riduplicazione. La cellula muore, se ne forma una nuova e noi sembra apparentemente sempre uguali. Il nostro cuore, il nostro cervello, il nostro rene, tutti quanti, il nostro corpo rimane invariato. Però dopo 30, 40, 50 volte che la cellula si riduplica, finisce la spinta, finisce. Bisogna rimpiazzare quella cellula. Se arriva questa cellula dal midollo osseo, si riparte. Se la cellula non arriva la cellula staminale non arriva dal midollo osseo, l'organo comincia a deperire. Ora abbiamo scoperto che siccome, pensate un bambino di 2 anni, di 3 anni, di 6 mesi, ecco, in questo bambino ci sono tutte le cellule che si trasformeranno in uomo, in una donna, e camperà grazie alle cellule che sono all'interno, le cellule staminali, che sono le cellule madri, camperà per 80-100 anni, perché si reduplica. Però le cellule, se poi non vengono più prodotte dal midollo osseo, perché il midollo osseo si trasforma da midollo che produce queste cellule in midollo grasso, perché il grasso entra dentro il midollo osseo, limita la produzione di cellule staminali. E la persona comincia a invecchiare, a degenerare, a perdere. Per non morire bisogna rinnovarsi ogni giorno. Ma come si rinnova? Come ci si rinnova? Con il cibo. E ci si rinnova anche con l'ossigeno, che è il principale nutriente. Finalmente anche il premio Nobel è stato dato alle persone che hanno studiato gli effetti dell'ossigeno sulle cellule. 15 giorni fa è stato questo dato. Questo meriterebbe una spiegazione. Sì. Che senso ha questo Nobel? Io non ho capito perché gliel'hanno dato. Hanno dato il premio Nobel a queste persone perché hanno visto gli effetti che l'ossigeno e come la cellula gestisce l'ossigeno. L'ossigeno è il principale nutriente.
ma non c'è sulla tavola. Allora il gossip dietetico imperante non parla dell'ossigeno, parla delle calorie, parla dei grassi, parla di questo, parla di questo, ma non parla dell'ossigeno. Noi tutti siamo qua. Se per 2 minuti qui non entra ossigeno, 2 minuti, o anche meno per alcuni, noi moriremo tutti. Solo 2 minuti ci possono separare dalla vita alla morte senza l'ossigeno. Senza cibo e senza acqua noi possiamo vivere 7, 8, 10 giorni prima di morire di fame e di sete, ma noi dopo 2 minuti non si vive più senza ossigeno. Quindi il principale nutriente è l'ossigeno. E non abbiamo ancora capito che una carenza di ossigeno porta a un processo di infiammazione cerebrale o infiammazione sistemica. L'organo che ha maggiore richiesta di ossigeno è il cervello e il cuore. Quindi una carenza di ossigeno porta a un processo di infiammazione, a un processo di decadenza. E personalmente, ma non ho certezze scientifiche perché non l'ho sperimentato, una carenza di ossigeno portando al processo infiammatorio è causa di cancro. Questa è la mia profonda convinzione. E la ricerca scientifica sta andando avanti molto su questo campo e finalmente è stato consegnato il premio Nobel. Per avere un'idea, essere concreti, un solo grammo di grasso, sapete quanto ossigeno ci vuole per eliminare un solo grammo di grasso? Per eliminarlo occorrono 2 litri d'ossigeno. 2 litri d'ossigeno. Se l'ossigeno non c'è nel corpo umano, succede come la candela sotto la campana di vetro, la candela si spegne, il corpo umano si spegne, è stanco. Vi faccio una domanda: chi di voi ha mai eseguito l'emoglobina glicata? Silenzio è calato. Nessuno di voi ha fatto mai? O qualcuno, o meno male, se si vergogna. L'emoglobina glicata è un indicatore delle oscillazioni della glicemia dopo mangiato. Ogni volta che si mangia il nostro organismo cambia la sua composizione, il sangue cambia in rapporto a ciò che abbiamo mangiato. Il valore che cambia rapidamente dopo ogni volta che mangiamo è la glicemia. E la glicemia quando raggiunge 140-150 milligrammi per 100 millilitri, il glucosio entra all'interno del globulo rosso, il glucosio si unisce all'emoglobina che porta l'ossigeno e si forma l'emoglobina glicata, cioè un matrimonio tra l'emoglobina e il glucosio. L'emoglobina glicata non porta più l'ossigeno. La persona si sente maledettamente stanca. Non è stanca perché è depressa, ma perché c'è un'emoglobina alta. E con un'emoglobina alta o si corregge o si cade inevitabilmente nel diabete. E allora vi faccio un'altra domanda. Scusate la mia deformazione professionale. Chi di voi ha mai eseguito la ricerca dell'insulina, dell'ormone insulina nel proprio sangue? Siamo arrivati al 10% del diabetici. Cioè una persona ogni 10 ha il diabete. Chi è che controlla la glicemia all'interno del sangue del corpo umano? L'ormone insulina. Ma se nessuno sa se ha o non ha la giusta dose di insulina, come fa a prevenire il diabete? La conoscenza genera la salute. L'ignoranza, intesa come non conoscenza, può generare malattia. Questo è quello che a me dispiace come medico. E voi capite perché io uso la parola per fare il medico? Me l'ha chiesto all'inizio, medico, dottore, medico. Io non sono qui a indicarvi come fate a dimagrire, ve lo posso anche dire e ve lo dirò. Però vi voglio portare prima di tutto alla curiosità di conoscere il proprio corpo. Se non avete mai fatto la glicemia, l'emoglobina glicata, l'insulina, voi non conoscete il vostro metabolismo glucidico. Voi non sapete se siete destinati o non destinati ad avere il diabete. Ma sono cose semplici, meno analisi, più diritti, dirette alla conoscenza del proprio organismo, del proprio io biologico. Per dimagrire, sapete cosa bisogna fare? Bisogna modificare il nostro modello di alimentazione. Iniziate con un piatto di verdura cruda, finemente tritata, perché così la verdura rimane meno tempo nello stomaco. Quando il cibo entra in bocca, va a finire nell'esofago e poi va nello stomaco è un organo porzionatore. Appena arriva il cibo nello stomaco comincia a contrarsi, fa 3 contrazioni al minuto per mescolare tutti gli alimenti. Noi percepiamo queste contrazioni? No.
perché l'intestino è sotto il controllo del sistema nervoso autonomo, questo ci siamo. Allora, la forza di contrarre il tempo che il cibo rimane dentro lo stomaco si chiama digestione gastrica. Se uno mangia male, per esempio, un piatto di pasta rimane dalle 3 ai 4 ore dentro lo stomaco. Una minestra con del riso integrale, lasciate perdere il riso bianco, il riso integrale o farro o un altro cereale, essendo più piccolo, ci rimane un'ora, un'ora e mezzo. Più il tempo rimane dentro lo stomaco continua a contrarsi. Qualche schizzo di acido cloridrico dallo stomaco può passare nell'esofago. Sì, e questo si chiama reflusso gastroesofageo. Ma invece di dire, ma io come mangio? Mangio in maniera vorace, mangio tutto e subito, non mastico, mangio sempre prevalentemente il cibo solido e mai il cibo liquido. Invece di domandarsi così, faccio due passi e vado in farmacia a prendere gli antiacidi. Consumatori del supermercato e consumatori del farmaco. Ti fermi. Allora, comincia a mangiare un pochino più di cibo liquido, comincia a mangiare a spezzettini piccoli, 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 come fanno i cinesi che non hanno il cucchiaio, che non hanno la forchetta e non hanno il coltello. Quindi mangi breve, sposti l'alimentazione verso gli alimenti più liquidi. Una volta si mangiavano le zuppe, i passati di verdura, questo. Oggi si mangia tutto solido e rapido. E non ci si pensa, perché si fa così tutti i giorni. Tanto si risolve il problema con un farmaco. Oppure mentre mangi prendi una bevanda calda, che può essere un brodo vegetale, un orzo, un tè. Questa è cultura. È cultura. Quando voi leggete il Rinascimento culturale, è questo, è cultura. E stiamo avvenendo qui cultura del vivere quotidiano. È la cultura che ci salverà, anche nella salute. No, mi ha fatto piacere, essendo figlio di un geometra, e posso condividere con i muratori e i geometri qui in sala, pensare al mio stomaco come una specie di bettoniera, perché alla fine funziona uguale. Ecco, però c'è un lato negativo, c'è un farmaco che fa una pubblicità, guarda caso un antiacido mi sembra, e c'è un tir che passa con il nome del farmaco. Ecco, io di antiacidi penso di averne consumati un tir nella mia vita. E questo, vabbè, non mi fa bene. Comunque, andiamo avanti. No, andiamo prima ad andare avanti. Una cosa, però mi non hai promesso, hai detto la parola dieta. Non ho finito questo, sì. Esatto, allora, si è detto, modifichiamo il modello di alimento. Chi ce l'ha detto di mangiare la pasta asciutta? Se in Italia non si mangia la pasta asciutta, non si manda il secondo, sembra di non mangiare, no? Ma chi ce l'ha detto di mangiare in questa maniera? Possiamo continuamente fare la dieta mediterranea. Modifichiamo la sequenza. Vi sembra una cosa, ma vi cambia completamente tutto, il sangue cambia completamente se modificate la sequenza degli alimenti. Allora, cominciamo con un piatto di verdura cruda, finemente tritata, e vi ho spiegato il perché. Poi si passa a un piatto di proteine, che può essere pesce, carne bianca, carne rossa, prosciutto, uova, formaggi freschi e molli, sostanze proteiche, e lì potete scegliere o il pane... o i cereali come sorgenti di carboidrati. Ora, per esempio, 100 grammi di pane contengono 50 grammi di carboidrati, 100 grammi di farro, per esempio, contengono sempre 50 grammi di carboidrati. Quindi, se io prendo nella dose, nella nostra alimentazione, 50 grammi di pane, io mangerò 25 grammi di carboidrati. 50 grammi di farro, io mangerò sempre 25 grammi di carboidrati. Ma mentre mangio 50 grammi di pane, potrei anche non avere soddisfazione, perché potrei vedere che è una dose troppo piccola. Ma allora preferisco di mangiare, per esempio, prendo 50 grammi di farro o di riso integrale, peso crudo, cotto, diventa 150. 150, e mangio sempre 25 grammi di carboidrati. Quindi, se io mangio, per esempio, una porzione di pesce, 200 grammi di pesce, un salmone o un nasello o un merluzzo, quello che volete voi, prendo 50 grammi per esempio di riso rosso, che tra l'altro ti aiuta anche a controllare il colesterolo, peso crudo, cotto diventa 150, quindi io vado a mangiare 200 più 150, 350 grammi di un alimento e introduco 25 grammi di carboidrati. La glicemia come sarà? L'insulina come sarà?
Allora, se noi si abbassa la glicemia, si abbassa l'insulina, questa è la chiave per dimagrire, per avere meno trigliceridi, per avere meno cellulite e meno colesterolo. E poi si termina con un piatto di verdura cotta, tal quale, per esempio finocchi con il pomodoro, oppure un passato di verdura. La verdura cruda e la verdura cotta contengono la fibra. La fibra alimentare entra dentro l'intestino, assume l'acqua e forma un gel. Questo gel si mette sulla parete dell'intestino, protegge l'intestino, le cellule di cui abbiamo parlato prima, ma crea una barriera meccanica nell'assorbimento. Quindi la glicemia entra più lentamente, il sangue cambia meno e non abbiamo bruschi rialzi della glicemia. Piccoli accorgimenti di questo tipo, il consiglio, provate, provate. Chi di voi, per esempio, fa la cucina dei cereali? Cioè, preferite tra una pasta asciutta o un piatto di farro? Che cosa preferite? Un piatto di pasta asciutta. Eh beh. Allora, se io prendo una manciata di farina e la butto nell'acqua, che succede nella farina? Diventa una colla. Se io prendo un orzo, per esempio, o un farro, lo butto nell'acqua, il farro e l'orzo possono germogliare. Germogliare. Allora, qual è l'alimento vivo e qual è l'alimento morto? La farina è un alimento morto. Dà meno nutrienti di un cereale. Il cereale è un alimento vivo perché può germogliare, contiene meno carboidrati, più nutrienti, contiene gli acidi grassi insaturati. Nella farina solamente, sostanzialmente, c'è carboidrati, perché il germe di grano l'hanno portato via. Voi pensate quanti alimenti mangiamo dalla mattina alla sera fatti con la farina, dalle fette biscottate ai biscotti, alla pizza, alla pasta, ai prodotti dei forni e così via. Queste farine da dove vengono? Quali sono i grani che sono stati usati per produrre queste farine? Questi grani sono compatibili con il nostro intestino oppure no? Questi grani contengono più glutine o no rispetto ai grani del passato? L'intestino è sempre lo stesso, sono cambiati i grani, sono cambiate le farine e si vede gli effetti. E vogliamo ancora continuare? Per esempio, se io coltivo un grano Senatore Cappelli, che è un grano duro, oppure il grano Verna, io vengo da Arezzo, dalla Toscana, e lo coltivo, il grano Verna, dal Monte della Verna. Questi qui mi danno, il Senatore Cappelli non arriva a 20 quintali per ettaro, mentre il grano Verna non arriva a 30 quintali di ettaro. Sono stati eliminati perché la produzione è troppo bassa, ma da prendere i grani nani mi danno 60-70 quintali per ettaro. Questi grani qui hanno la spiga enorme, la testa grande e un filo basso, uno stelo basso. Sono particolarmente ricchi di proteine. Queste proteine sono, per esempio, la gliadina e la glutinina, che nell'impasto con l'acqua si forma il glutine. Il glutine viene dalla parola latina gluten glutis, che vuol dire colla, clo, in inglese. Questo non è adatto al nostro intestino. Vogliamo cambiare. Benissimo, vogliamo fare il trasporto dei grani perché questo grano qui, che dà 60-70 quintali per ettaro, non si vende più, si vende tra i 15 e i 18 euro al quintale, e quelli che vengono dagli Stati Uniti e da altre parti costano di meno. Succede questo, il 70% delle farine sono fatte da grani che vengono da fuori. Il grano Verna ti dà 30 quintali, il Senatore Cappelli non arriva a 20 quintali, quindi la quantità che producono è bassa. Hanno meno proteine, hanno meno glutine. Lo sapete quanto costa il Senatore Cappelli oggi? 65 euro al quintale. Sapete quanto costa il grano Verna oggi? 50 euro al quintale. Quindi qui è la crescita quantitativa, si punta sulla quantità. Qua c'è la crescita qualitativa. Producono di meno per ettaro, però costano di più e sono più salutari. Ma perché si deve coltivare questi grani qui, che lo coltivano negli Stati Uniti, in Canada e in tutte le parti del mondo dove c'è una maggiore agricoltura estensiva? E abbiamo abbandonato i nostri grani. Lo possiamo fare questo. E io ho la responsabilità di una grande azienda che ha 1400 ettari di terreno, e ho dimostrato come un'azienda pubblica può fare questa nuova agricoltura, può fare questa coltivazione e anche avere un bilancio positivo. Si può fare. Si può fare, si può cambiare, conoscere per cambiare. Sì, però a nome dei pastai in sala, che saranno sicuramente numerosi. Lo possono fare utilizzando la farina di grano. No, è che allora, se io voglio fare
una pasta che tiene assolutamente la cottura, che addirittura io posso buttarla per terra e rimbalza come una pallina di plastica. E se poi come pastaio ci voglio mettere pochi minuti a disseccare la mia pasta e non diverse ore, ecco che mi serve un grano di forza. Sì. Peccato poi che il grano di forza è talmente ti rende forte debole, ti rende ha la forza debole, anche di farmi venire il mal di pancia. Una domanda pratica, perché essendo toscano sono anche molto concreto come medico anche. Quando cuocete la pasta, l'acqua di cottura come deve essere? Bianca o trasparente? Deve essere bianca, perché se è trasparente vuol dire che l'amido che è contenuto dentro quella pasta è imprigionato dal glutine. Quindi quando fai la pasta deve, l'acqua di cottura deve diventare bianca, perché l'amido passa nella pasta. Oppure l'indice giallo, la pasta più è gialla più viene attratta la gente. Noi non mangeremo una pasta bianca o grigia. Quindi la pasta, l'indice di giallo, più la pasta è gialla, è più è ricca di glutine. Ma se uno lo sa, va a prendere sempre la pasta gialla. È così. La conoscenza genera la libertà di guidare questa mano nella scelta degli alimenti. E un medico non può essere neutro. Non può essere neutro. Io non ho qui il camice bianco neutro. Io sono vestito come voi. E vi dico sinceramente quello che penso. Qualcuno potrebbe essere anche il contrario. Non c'è problema, facciamo un confronto di pensiero, un confronto scientifico. Vogliamo continuare che la celiachia aumenta ancora di più, la gluten sensitiva aumenta sempre di più, e i tumori al colon aumenta sempre di più. Questa è la strada. Questa è la strada. Perché se il cibo non viene digerito bene nell'intestino tenue, l'intestino, voi sapete, c'è lo stomaco, c'è l'intestino tenue e c'è il colon. Il cibo cammina. Se durante l'intestino tenue non viene digerito, non viene assorbito, perché la composizione di questo cibo può essere alterato, questo cibo poi passa e continua e va giù nel colon, nell'ultima parte dell'intestino che si chiama colon. Nel colon c'è un organo che si chiama microbiota. Il microbiota è un organo composto da miliardi di batteri. Mangiano quello che si mangia noi, non siamo mai soli quando mangiamo. I batteri che sono nel nostro intestino stanno lì con la bocca aperta ad aspettare ciò che mangiamo noi. E se mangiamo male, noi selezioniamo ceppi di batteri aggressivi che danno fastidio, che creano problemi seri. Voi sapete e conoscete almeno uno di questi batteri antipatici, si chiama Escherichia coli. Escherichia coli è un batterio che dà molto fastidio alla vescica, alla prostata e a tutti i disturbi urogenitali. Perché? Ma da dove parte questo Escherichia coli? Parte dal colon, da questo microbiota, e va a finire nella vescica. Hai le cistiti, la cistopielite, la prostatite, prendi un antibiotico e dopo 15 giorni sei da capo un'altra volta. Perché? Perché il problema è l'intestino, non è nella vescica. Senti, il tempo qui stringe, quindi adesso osservate bene il viso del professore, perché sto per provocarlo in maniera dichiarata. Ti dico una parola, la parola calorie. Sorride, ma dentro gli rode. No, credetemi. Non si può non parlare delle calorie prima di salutare. Sì, no, questo voglio dire che la ricerca scientifica è molto avanti. Come si chiama lei? Erika? Elena? Elena, come tutti noi, abbiamo un cuore. Questo cuore batte 60-80 battiti, come abbiamo detto prima, forse qualcosa di più. L'energia che questo cuore ha, che è una pompa, da dove la prende l'energia? Dal calore, come se fosse un motore a scoppio, come se fosse una caldaia, o prende la sua energia da un'energia biochimica che si chiama adenosine trifosfato, in sigla ATP. Il cuore, come tutti noi, il cervello, tutto il nostro organismo, la prende dall'adenosine trifosfato, dall'ATP, che viene prodotto dal ciclo di Krebs nei mitocondri. Se usasse Elena il suo cuore, usasse il calore, le calorie, per battere 80.000 volte in una giornata o 100.000 volte in una giornata, che farebbe il suo cuore? Brucierebbe. Quanto ci vuole capire che noi non usiamo il calore per vivere? Bruceremo.
Lei la fa una doccia a 40 gradi? No, perché brucia. Quanto ci vuole a capire che il corpo umano non utilizza calore per vivere? Utilizza energia chimica. Krebs è stato un scienziato che ha preso il premio Nobel nel 1953 e ha dimostrato come si forma l'energia nel corpo umano 66 anni fa. Noi siamo macchine a idrogeno, cioè il trasferimento dell'idrogeno sull'ossigeno. Questa è la reazione che ci consente di vivere, di vivere. Noi vediamo oggi le macchine elettriche, vediamo le macchine a motore a scoppio. Perché lì vediamo che esiste una macchina al motore a scoppio e di qua c'è una macchina elettrica che prenderanno sempre più il sopravvento? Perché ancora oggi nel 2020 noi umani non abbiamo capito che il corpo umano non utilizza il calore, ma utilizza la reazione tra l'idrogeno e l'ossigeno? Perché secondo voi? Perché fino a quando le persone saranno costrette a fare il calcolo giornaliero delle calorie, la persona è manipolabile. E non è scientificamente accettato che oggi, nel 2020, ancora all'università si ragiona così. Questo io insegno a Bologna, insegno alla Cattolica Roma. Queste cose le dico nelle aule universitarie e sono un medico profondamente inserito nel Servizio Sanitario Nazionale. Che anche lì c'è bisogno di dividere tra la salute e la sanità. La salute è la percezione del nostro benessere e salvaguardia della nostra patologia e della nostra vita. La sanità è tutto il sistema. Gli ospedali, le cliniche, gli studi, i laboratori. Si spende 117 miliardi di euro per produrre il 20% della salute. I 117 miliardi sono la sanità. Il risultato di questa struttura producono il 20% della salute. Non lo dico io, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Avete mai sentito queste affermazioni in televisione? Avete mai sentito nei giornali queste cose? L'avete mai sentito? Allora perché si deve andare avanti così? Per esempio l'intestino sta alterando la sua funzione. Voi avete mai sentito un esame che si chiama calprotettina? Quando uno sta male di intestino, che deve fare? Che deve fare? Deve andare in farmacia. Vabbè. Ma possiamo fare una diagnosi? Allora la calprotettina è una proteina che si cerca nelle feci. Se la calprotettina è sopra a 100, sei in una condizione infiammatoria. Devi mettere al posto, alla svelta, il tuo intestino, facendo una diagnosi. Sei al di sotto di 100, hai una minore quantità di calprotettina, hai un disturbo funzionale. Allora si arriva alla diagnosi, si chiama IBS, l'intestino irritato, IBD è l'intestino infiammato e la SIBO quando abbiamo un'eccessiva quantità di batteri. Non avete la colpa voi. Occorre che anche i miei colleghi medici, spero che ci siano qui stasera, abbiano l'umiltà eventualmente di venire all'università, di approfondire. Vi ricordo tra l'altro che la parola umiltà viene dalla parola humus. Che vuol dire? Terra, terra. L'umile, l'umile è una persona concreta, concreta, perché ha piedi per terra. Non sottovalutate mai l'umile. È presuntuoso, spesso non ha i piedi per terra, ma l'umile ha sempre i piedi per terra. E tutta la ricerca scientifica, tutta la ricerca scientifica è basata sull'umiltà, perché arriverà un altro che ne sa più di te. E lo devi ringraziare, non lo devi ostacolare. Questa è la dinamica. Rinascimento culturale. Non c'è bisogno solamente nella cultura, nella bellezza, nei quadri e tutto. La cultura non è solo la descrizione alla Sgarbi di un quadro. La cultura è questo. Guidare questa mano che genera la libertà e la salute. E questo è il professor Rossi. Guarda, è stato spontaneo. Adesso io mi corre l'obbligo di avvertirti che abbiamo già consumato 6 minuti più di quello che ci avevano concesso, però io capisco che forse la parte più insomma è più importante, più che le mie domande, ne avevo altre 5 o 6 qua, perché sembra che io e lui recitiamo a soggetto, non è vero, ogni volta che lo sento parlare tira fuori cose diverse e quindi io prendo degli appunti ogni volta, vabbè, però invece di continuare io a fare domande di scarso valore, 3 domande le facciamo brevi, anche se abbiamo fatto tardi. Non so, qualcuno che ha qualcosa da chiedere al professore?
ditemelo, io vi raggiungo. Ecco, non parlate dei vostri casi specifici, perché mi faccio riguardo anch'io a fargli vedere la mia analisi, ma qualcosa che possa essere generalizzato, che possa essere di interesse comune. Tanto c'è una signora là. Qua, scusi, Patrizio. Dove sei? Ah, sei già lì. Dopo arrivo da te. In generale, cosa pensa della dieta vegana? Della dieta vegana. Allora, la parola vegana e vegetariana sono definizioni che risalgono agli anni 50, quando cominciarono a fare gli studi. Adesso si parla, e sono superati il concetto di vegana e di vegetariano, si parla di vegetale. Io sono favorevole a mangiare completamente vegetale, purché ha un'affermazione: o mangia le alghe o mangia un pesce, che i pesci mangiano le alghe. Perché? Perché nella dieta completamente vegetale, non vegana, vegetale, sono carenti due acidi grassi saturi, che si chiama l'EPA e il DHA. L'EPA e il DHA sono degli acidi grassi polinsaturi che entrano nella membrana dei neuroni. Si trovano o nelle alghe o nei pesci. Che se non vuol mangiare il pesce, mangia le alghe. Io ho il mio figliolo a Tokyo. Vado spesso in Giappone, loro mangiano le alghe, a me onestamente non mi piacciono, preferisco mangiare il pesce. Va bene, doveri, ecco. Buonasera, prima ha parlato del giorno prima ha parlato del giorno verde, di un giorno verde che fa molto bene all'intestino. Il giorno verde. Il giorno verde, digiuno. Sì, non si capisce bene questo. Del digiuno consapevole, del giorno verde, un giorno verde. Sì, giorno verde, giornata verde. Ma ogni quanto farebbe bene questo? Lo puoi fare una volta alla settimana, tranquillamente, guarda. Lo puoi fare tranquillamente e non provi nemmeno la fame, perché tu sai che dentro l'intestino ci sono almeno 40 ormoni che condizionano tutta la sensazione della fame e della sete e di tutto. Quindi se fai come ti ho detto sul modello, troverai bene. Va bene, grazie mille. La consiglio di farlo. Ecco, però Pierluigi, l'hai vista, è già magrolina. A lei potevi dire anche una volta al mese, ecco, perché non è... Vabbè, comunque, no, sì, lo so, da qui a lì non ci sentiamo, ma invece qua si sente bene. No, dicevo che la signora è bella magrolina, quindi una volta alla settimana, non so se le fa bene, però vabbè, insomma... No, lei potrebbe avere problemi di assorbimento, perché è molto più difficile... Parla vicino. È molto più difficile ingrassare che dimagrire. È molto più difficile. Veramente? Ma posso tenere delle conferenze io allora? Sì, ho un futuro. Beh, ma vi racconto tutte delle cose che... Vabbè. Ve lo posso fare un'ultima domanda? Chi di voi ha fatto ora, in autunno, la ricerca della vitamina D nel proprio sangue? Oh, le signore, finalmente si vede, finalmente si vede, finalmente... È bene farla prima di entrare in autunno e in inverno, la ricerca della vitamina D nel sangue, perché se la vitamina D è al di sotto di 30 nanogrammi, la persona potrebbe esporsi a maggiore malattia invernale. E poi la vitamina D è l'ormone, oggi è un ormone, che controlla la capacità del nostro sistema immunitario. Quindi con la vitamina D noi siamo più deboli. Chi ha il colesterolo alto, il colesterolo l'avete fatto tutti, questo l'avete fatto tutti, questo è evidente, è chiaro, e questo è il consumismo, tutti. Allora, chi ha il colesterolo alto, vada a farsi la vitamina D, perché chi ha il colesterolo alto, la vitamina D è bassa. E quando la vitamina D è bassa, scatta un altro ormone, che è il paratormone, che porta via il calcio dalle ossa, uomini e donne. Professore, scusi, l'ultima domanda chiedevano qua per le proteine, poi direi che andiamo al firmacopio. Se poteva dire qualcosa sulle proteine, mi hanno chiesto. Le proteine? Vabbè, cioè... è un temino da poco le proteine. Quanto tempo avete? No, le proteine, prima di tutto sgomberiamo l'affermazione che un grammo di proteine... Chi è che l'ha fatta la domanda? Un grammo di proteine danno 4 calorie, questa è veramente una sciocchezza degli anni 800, dell'800, e quindi evitiamolo. Le proteine sono molto importanti e sono sottovalutate non tanto rispetto a quello che mangiamo, quanto è la sintesi di noi
del nostro organismo che dobbiamo studiare molto meglio la sintesi delle proteine che il nostro organismo produce. Tutti gli enzimi sono proteine. Il DNA parla attraverso le proteine. La memoria sono proteine. Se il cervello e i neuroni cerebrali sono carenti di aminoacidi e hanno l'incapacità di fare una sintesi proteica adeguata, la persona perde la memoria. Avete capito? Io mangio un pezzo di carne, gli aminoacidi che sono in quel pezzo di carne diventano la mia memoria, la nostra memoria. Quindi la sintesi delle proteine noi l'abbiamo totalmente sottovalutata. Io non voglio scendere sulla bischerata delle diete chetogene, mangi le proteine, porti in chetogene e fai la chetogenesi, la dieta chetogenesi e dimagrisci. Questo è consumismo dietologico, è gossip. Invece la sintesi delle proteine credo che sia un orizzonte completamente nuovo, perché le proteine vengono prodotte dal DNA. Io posso modulare il DNA, questo si chiama genomica, epigenetica, quindi i nutrienti che io mangio possono agire sul DNA e fare una sintesi proteica positiva o negativa, quindi un mondo completamente nuovo. Non è quei 30, 40, 50 grammi di proteine che dobbiamo mangiare, che testardamente concentriamo qui. No, la sintesi delle proteine sarà un orizzonte scientifico che bisognerà seguire. Le faccio un ultimo esempio. Se io qui ci metto un pezzo di pane, questo pezzo di pane, un pezzo di carne, come composizione nutrizionale, questo cibo è uguale per tutti qui. Poi quando lei viene qua, Elena viene qui e gli altri vengono qui, prendono questo pezzo di pane e questa mano la porta dalla tavola, lo porta qua in bocca, entra dentro di noi. Questo pane, che è uguale per tutti, quindi nella sua composizione nutrizionale, entra in un corpo, l'uno diverso dall'altro. Quindi nel rapporto tra cibo e corpo, da dove si deve cominciare? Dal cibo o dal corpo? Bisogna cominciare dal corpo. Il gossip è invece tutto concentrato sul cibo, mangia questo, mangia quest'altro, fai questo, fai così. No, prima conosci il tuo corpo e poi scegli il cibo che ha bisogno del tuo corpo. Il tuo corpo è una grande formula biochimica che viene generata ogni giorno da quello che mangi, da quello che respiri e dalla cultura. Più cultura buttiamo, più i neuroni, rinascimento culturale, i neuroni del nostro cervello, più cultura noi buttiamo dentro i nostri neuroni e più si formano le sinapsi. Le sinapsi migliorano la nostra capacità cerebrale. Quindi il cibo del cervello, oltre a quello nutrizionale, biochimico, anche la cultura. E se la cultura non c'è, e se l'alimentazione è sbagliata, e se l'ossigeno è sbagliato, e se arrivano le proteine, le citochine che partono dal grasso addominale, si forma uno stato di neuroinfiammazione cerebrale che porta al decadimento cognitivo cerebrale. Un esempio. Vado al parcheggio. Dove ho messo la mia macchina? Mi succede spesso. Ecco, quello è un avviso. Si può recuperare, oppure quando si perde l'olfatto, quando non si percepisce più gli odori, si comincia a cadere, non abbiamo più gli odori di una volta, ecco, quello è un altro segno di decadimento cognitivo cerebrale. Ma la cultura ci può aiutare, la musica ci può aiutare, la poesia. Il cervello è materia, è fatto di materia, però il cervello produce un qualcosa che non è materia, il pensiero. La musica, l'arte, la poesia, l'amore. Quindi il cervello da materia si trasforma in spirito. Il passaggio dalla materia allo spirito avviene attraverso il cervello. Quindi la spiritualità nasce dalla nostra biologia. Qui c'è spiritualità. Prima di noi ci sono stati altri che hanno vissuto questo luogo come spiritualità. La religione è la storicizzazione della spiritualità, ma gli uomini tutti, da che mondo è mondo e in ogni parte del mondo, tendono alla spiritualità. Ho finito la predica, ragazzi. Ecco, sì. Perché Pierluigi, a questo punto ci cacciano. Io ho capito che tra la pancia e il rincoglionimento c'è un rapporto diretto.
e questo va benissimo, e praticamente non abbiamo parlato in specifico neanche del libro, ci siamo quasi dimenticati. Non è vero, perché tutte le cose che hai detto qua ci sono, in questo e in quell'altro, quello dedicato all'intestino. Adesso c'è un altro rito che è un rito importante, che è il firmacopie. Dobbiamo ringraziare Patrizio. No, ma io ringrazio loro. Una persona veramente splendida. Brava. Beh, io sono qui per curarmi la sindrome metabolica. Vediamo se funziona. Grazie della vostra ospitalità. Grazie mille. Grazie.